Tornano a trovarci in collegamento Skype due graditi ospiti, autori di un libro edito da Tau Editrice che abbiamo avuto modo già di incontrare l'anno scorso. Sono due sposi, Antonio e Luisa De Rosa, che hanno pubblicato un altro libro intitolato Sposi, sacerdoti dell'amore, il cantico dei cantici, da due sposi per gli sposi. Ciao, bentrovati, grazie per essere qui con noi. Ciao Paola, grazie. Ciao. Allora, voi siete appunto sposi, genitori, Luisa tu sei un insegnante, Antonio è un impiegato, siete sposi felici e convinti che tutti potrebbero esserlo e quindi, come dire, avete pensato bene di donare ad altri sposi quello che voi avete imparato e quello che vivete quotidianamente. Vorrei ricordare che collaborate anche attivamente con l'associazione Intercomunione delle Famiglie, di cui tu, Antonio, sei tra i soci fondatori, e curate da più di 3 anni il blog matrimoniocristiano.org, che conta circa 1 milione di visualizzazioni. Allora, parliamo di questo libro. È un libro che nasce da un luogo e da una persona. Quali e perché? Allora, questo libro nasce da molto lontano, nasce da quando ci siamo incontrati ormai più di 18 anni fa, era nell'ottobre del 2000. Cos'è successo? Come giovani fidanzati, diciamo, eravamo molto diversi. Io ero molto materialista, cioè con lei cercavo di avere una relazione che fosse piena anche da un punto di vista più intimo, mentre lei era molto più spiritualista e quindi lei pensava che la relazione fosse importante appunto nell'ascoltarsi, nel vedersi, nel frequentarsi, ma diciamo da un punto di vista affettivo era un po' carente. Quindi cos'è successo? Che eravamo molto diversi e questo ci stava allontanando, ci eravamo lasciati già parecchie volte, una volta di la verità, però avevamo litigato parecchie volte. E le cose stavano andando molto male, quindi lei però, cioè Dio ci è venuto diciamo in aiuto, perché lei, ascoltando una radio, ha sentito che c'era un corso vicino a casa nostra, in provincia di Brescia, dove c'era un frate che aiutava molto i giovani nelle relazioni. E quindi cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso, dico, ci proviamo, dai. Siamo andati su in montagna a fare questo corso di una settimana, è stato un corso molto pesante, però diciamo questo frate, che poi è padre Raimondo Bardelli, che è stato un missionario prima in Africa e poi in Turchia, ha messo tutte le cose a posto. Io ho capito che dovevo vivere la relazione in un certo modo, Luisa anche, quindi nella castità, che sappiamo che la castità nel fidanzamento e soprattutto l'astinenza dai rapporti, ma dopo nel matrimonio è tutt'altro, e vedremo poi anche attraverso il libro cosa è. E quindi da lì è cominciato un percorso meraviglioso che dopo 17 anni ci ha portato ad avere 5 figli, di cui 4 sono qua con noi. Gio purtroppo è vissuto solo poche settimane dal concepimento, però è il 5° figlio, sappiamo che c'è, insomma, che ci sta attendendo in paradiso. Padre Raimondo purtroppo ci ha lasciato e è salito alla casa del padre nel 2008. Però i corsi li continuiamo a tenere noi insieme alle altre famiglie che seguiva, che adesso si sono appunto riunite nell'associazione Intercomunione, e quindi il posto dove teniamo questi corsi continua ad essere il Gaver in provincia di Brescia tutte le estati. Se poi qualcuno si vuole informare meglio può visitare il nostro sito www.intercomunione.it oppure il sito del villaggio Paolo VI, che ci ospita tutte le estati con la fraternità e tenda di Dio, www.evangelizzazione.org. Benissimo, allora partendo da questo, adesso lo step successivo è, questo è un libro che vuole approfondire una realtà poco nota dell'essere sposi. Quale? Ecco, il loro essere sacerdoti. Gli sposi sono sacerdoti. Queste due parole, sposi e sacerdoti, sembrano in antitesi. Non è così. No, non voglio parlare di preti sposati, assolutamente, ma di sposi sacerdoti. Tutti i battezzati sono sacerdoti perché Gesù è sacerdote. Con il battesimo noi partecipiamo del suo sacerdozio. Questo è il sacerdozio comune,
che non va confuso con il sacerdozio ordinato dai preti. Il sacerdozio comune permette agli sposi di essere ministri del sacramento del matrimonio. Nel matrimonio gli sposi sono offerenti e offerta. Che cosa offrono? Loro stessi. Viviamo il nostro sacerdozio nel matrimonio nella misura in cui riusciamo a farci offerta l'uno per l'altra. Tutti i gesti di tenerezza, di servizio, di cura che ci offriamo sono gesti sacerdotali e sacri, anche e soprattutto l'amplesso fisico. Allora, io vorrei ora puntare l'attenzione sul sottotitolo del libro, che è il Cantico dei Cantici, questo canto meraviglioso che troviamo all'interno della Bibbia. Ecco, quali insegnamenti possono ricevere gli sposi cristiani dal Cantico dei Cantici? Ecco, il Cantico dei Cantici è un libro che tutti gli sposi dovrebbero leggere e approfondire. I protagonisti del Cantico, Salomone e la Sulamita, in realtà siamo noi sposi. Sono Antonio e Luisa, sono tutte le coppie di sposi. Ecco, attraverso questo libro Dio ci insegna l'amore sponsale, un amore che è anche carnale. L'amore erotico non è un amore di serie B rispetto all'agape, cioè rispetto all'amore del dono. Padre Raniero canta la messa, dice che Eros e Agape sono due valve di una stessa conchiglia che racchiude la perla dell'amore autentico. L'eros non abbassa l'amore, lo rende pienamente umano. Infatti non siamo angeli, ma spiriti incarnati, e il corpo è il mezzo per esprimere l'amore. Il Cantico però ha diverse letture. Una di queste vede in Salomone Dio e nella Sulamita il suo popolo. Per noi cristiani, Gesù e la Chiesa. Queste letture non screditano la nostra, al contrario, le danno più forza. Nel sacramento del matrimonio, i due sposi diventano immagine e profezia dell'amore fedele e gratuito di Dio. Attraverso l'amore di due sposi si può intravedere così qualcosa dell'amore di Dio. Vorrei ora chiedere ad Antonio, o magari può anche rispondermi Luisa, che cosa avete imparato come sposi, come coppia, come cristiani da questo percorso che avete fatto e che ora continuate a fare anche per le altre coppie che incontrate? Allora, devo dire che il Cantico dei Cantici è stata una sorpresa, perché neanche noi lo conoscevamo bene fino a qualche anno fa. Poi abbiamo deciso, tramite anche ad Andrea e Lorena, che sono un'altra coppia che ha partecipato a questo libro, che è appunto presente i corsi insieme a noi, che sono anche un po' il nostro punto di riferimento, abbiamo deciso di intraprendere la lettura e la riflessione su questo libro, perché appunto lo volevamo portare alle altre coppie. Questo ci ha fatto fare un percorso meraviglioso e devo dire inaspettato, non pensavo che fosse così bello questo libro. E cosa ci hai insegnato? Ci hai insegnato che la strada che avevamo già intrapreso con padre Raimondo Bardelli è quella giusta, perché è quella giusta, che poi è quella della teologia del corpo di San Giovanni Paolo II, la strada che indica la Chiesa nell'affettività, nel matrimonio. Perché è quella giusta? Perché il matrimonio, noi sappiamo che è un sacramento che si basa sulla grazia, quindi sullo Spirito Santo, ma questo sacramento non è una magia, cioè nel senso non è qualcosa che ti viene dato e tu non devi fare niente per avere poi questa grazia va chiesta, bisogna vivere il matrimonio in un certo modo, bisogna cercare di appunto, come diceva Chiara Corbella, che nelle nozze di Cana, Dio, sì è vero, Gesù trasforma l'acqua in vino, però servono i servitori che riempiono le giare di acqua, altrimenti non ci potrebbe essere stato il miracolo da parte di Gesù. Cosa significa questo? Significa che noi nel nostro matrimonio dobbiamo portare tutti quei gesti di tenerezza, di servizio, di amore, di ascolto, di dialogo, di corte continua, che sono poi appunto quelli che ci insegna il Cantico dei Cantici. Costanza Miriano dice che nel matrimonio, dopo alcuni anni, spesso si crea il deserto dell'affettività e del sesso nella coppia.
Purtroppo questo è vero, ma non è una cosa inevitabile. Se si cura il rapporto, si cura la relazione, si cura l'amplesso fisico, si curano tutte queste cose, il deserto non ci sarà mai, ma la relazione tra gli sposi sarà sempre meravigliosa anche nelle difficoltà che ci possono essere, perché comunque con quattro figli e tutti i problemi che ci sono, il tempo di vedersi e di parlare è poco, però se si vuole si trova. Ecco. La vostra è sempre una testimonianza molto forte, molto vera, autentica, e quindi, come dire, quello che scrivete, quello che comunicate lo vivete quotidianamente, quindi non c'è alcun trucco. Io vorrei ricordare il vostro blog matrimoniocristiano.org, sul quale davvero gli sposi, ma anche appunto le coppie di fidanzati, possono trovare delle riflessioni davvero molto interessanti. Vi ringrazio di cuore, ringrazio Antonio e Luisa De Rosa per essere stati con noi. Ricordo il titolo del vostro libro, eccolo qui tra le mani, Sposi, sacerdoti dell'amore, il cantico dei cantici, letto da due sposi per gli sposi, Tau editrice. Grazie di cuore per essere stati grazie. Con noi. Grazie. Buon cammino e speriamo di incontrarci alla prossima occasione. Grazie ancora. Aspettiamo. Grazie. Grazie. Thank you.